Michelangelo m'a expliqué que j'avais la chance d'avoir cette magnifique projection en plein air. Il se trouve qu'on a des petits problèmes de couleur et de format, et qu'il faut me excuser, les couleurs ne représentent pas la réalité de la photographie faite par Sabrina Varani, qui est une Italienne qui travaille pour Sony. Allora, ci tiene a precisare che quello che vedrete non è un documentario, ma quello che lui chiama un portrait impressionniste, cioè un ritratto impressionista. Quello che vedete oggi è la versione corta di qualcosa che diventerà una versione più lunga e che sarà appunto girata tra Ischia, Roma e Parigi. Dunque, ancora una volta ringrazia di poter mostrarvi il suo lavoro in un posto così meraviglioso e si scusa per i colori che non rappresentano in realtà, sono un po' sfasati rispetto all'originale, quindi i colori che vedrete saranno leggermente sfasati. Sì, i colori sono stati fatti invece dalla direttrice del colore, che è una persona italiana, quindi Sabrina Varani, e quindi, che lavora per Cinecittà, quindi i colori non rappresentano l'originale. Grazie. Ovviamente io ringrazio tutti i presenti, tutti gli organizzatori, il regista Emanuele Bon, Jenny, che è la mia guardia del corpo, e tutti i fratelli Regine, senza i quali io non sarei qui a Ischia. Oltre loro Aniello e mia moglie Rossella Fumadoni e mio figlio Arturo, che hanno insistito perché io fossi a Ischia per tutti questi anni, che ormai sono quasi 20. Detto questo, il film lo vedrete e parla da solo. Quello che io ho sempre pensato degli artisti e che condivido in qualche modo con gli amici di Ischia è che tutto si può fare, rimane roba rimane. Allora io penso che questa è la vita fondamentale di un artista e di un saggio, di chi conosce quel peso e la forza e la maledizione del pensiero e dell'arte, e mi piace condividerla con voi, perché voi, come gli artisti, voi isolani e chi ama in special modo quest'isola, ha quell'aspetto, come diceva un vecchio amico, trasognato, malinconico ed assente, che ci rende tutti un po' fratelli. Grazie e buonasera. È un grande.